Matteo capitolo 6, voglio ringraziare il Signore di essere qua, ringraziare Fabio, ringraziare i pastori presenti, grazie, grazie della vostra presenza, grazie per tutti i fratelli e le sorelle che sono qua, grazie per tutti gli amici che sono qua per la prima volta. Se c'è qualcuno che non è mai stato ad una riunione del genere, alza la mano. C'è qualcuno che non è mai stato ad una riunione del genere? Mai, proprio mai. Vogliamo fare un grande applauso, dai. Un'accoglienza. Desideriamo che vi possiate sentire a casa, in famiglia, e anche se vi sembriamo pazzi, avete assolutamente ragione. Siamo proprio andati, eh? Siamo proprio nella strada del non ritorno. Siamo talmente innamorati di Gesù che siamo qua con giacca, cravatta, clergi, cappellino, orecchini, tatuaggi, pantaloni larghi, stretti, gonne, velo, cappelli. C'è di tutto qui. Gloria a Dio. Questa è una bellissima manifestazione della diversità del corpo di Cristo. Ma quanti sanno che la prima cosa che Dio guarda è il? Matteo capitolo 6. Vogliamo salutare anche tutti i fratelli che ci stanno seguendo in questo momento da casa e che sono collegati in streaming con noi. Potete fare un grande saluto, una panoramica a tutti i fratelli. Le sorelle, amici che ci seguono, evangelici, cattolici, musulmani, testimoni di Geova, mormoni, atei, satanisti, che Dio benedica e possa toccare il cuore di ognuno di noi. Alleluia. Matteo capitolo 6, non sapevo cosa predicare fino a 2 secondi fa. Però andiamo a braccio, ok? Andiamo, andiamo. So solo che voglio parlarvi di qualcosa di molto importante che riguarda la parola di Dio, naturalmente, che è il regno di Dio. Il regno di Dio. Troppo spesso predichiamo le nostre comunità, troppo spesso predichiamo i nostri ministeri, troppo spesso predichiamo le nostre denominazioni, troppo spesso predichiamo il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere. Troppo spesso predichiamo il nostro modo di interpretare la parola di Dio e troppo spesso ci dimentichiamo di predicare l'unica cosa necessaria, che è la stessa cosa che predicava Gesù, il Vangelo del Regno. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno, perché il Regno di Dio è l'unica risposta per la nostra nazione. Quando parlo di regno, non parlo di regno a parte il re, un regno ha un re. Possiamo dire che il regno ha il re, il regno di Dio ha il re, Gesù è il re, lui è il re e lui sta regnando non perché qualcuno lo ha fatto re, non perché è stato eletto re, lui è re di natura, che lo vogliamo o no, che lo crediamo o no, che ci piace o no, lui sta regnando. E dice la Bibbia che lui regna su tutta la creazione e che un giorno lui giudicherà i vivi e i morti. Ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà, lo dovrà confessare, che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, al versetto 19, è scritto così: Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, dì alla persona accanto a te, anzi, fatevi tesori in cielo. Dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Qualcuno a volte lo cita al contrario, dice che dove c'è il tuo cuore, lì c'è il tuo tesoro, invece è esattamente al contrario. Qual è la cosa più importante? Lì ci sarà il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato.
ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro, e voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili, cioè i pagani, quelli che cercano queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Andiamo a pregare un attimo. Ti ringraziamo, Padre, per la tua presenza. Ti ringraziamo, Signore, per come hai parlato già ai nostri cuori. Hai fatto già un'opera meravigliosa nelle nostre vite, e diamo a te la lode, la gloria di tutto questo, il ringraziamento. Ti ringraziamo che la tua parola non è semplicemente qualcosa di scritto su un foglio, non è solo inchiostro su carta, ma la tua parola è spirito e vita, e la tua parola porta rivelazione nelle nostre vite. La tua parola, Signore, ci dice, Signore, chi tu sei, e ci rivela il tuo cuore. Grazie perché il tuo spirito questa mattina farà la differenza. Grazie per la tua unzione sopra la mia vita per rilasciare la tua parola, e grazie per la tua unzione sopra i nostri cuori per poterla ricevere, per così per come è, Signore, vivente, efficace. E noi apriamo i nostri cuori e diamo il benvenuto alla tua parola, e ti diciamo buon lavoro, Spirito Santo, nei nostri cuori, buon lavoro nei nostri cuori, buon lavoro nelle nostre vite. Grazie per i lavori in corso che ci sono, Signore, dentro di noi, e noi ti diamo il ringraziamento per ogni cosa buona che la nostra vita può produrre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Vuoi dare l'offerta o la vuoi prendere l'offerta? Alleluia. Se noi leggiamo in Matteo al capitolo 4, eccolo che torna. In Matteo al capitolo 4, al versetto 17, scritto: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Come dicevo poco fa, purtroppo siamo entrati in un sistema di idee, in un sistema anche di predicazione e di insegnamento, dove è vero in realtà che siamo tentati, ognuno di noi, a predicare quello che è, non solo quello che ci fa più comodo, ma quello che ci piace di più. E tendenzialmente siamo tutti chiamati, tutti portati, perché la carne ci spinge a fare questo, a predicare, a insegnare quello che sono le nostre convinzioni personali. Cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo vestire, come dobbiamo parlare, come comportarci, qual è la giusta etica o ministeriale o la etica cristiana, eccetera eccetera. E in un modo o in un altro
abbiamo ridotto il Vangelo ad un sistema e ad un messaggio fatto semplicemente di regole, di ciò che si deve fare e di ciò che non si deve fare. Ora, noi sappiamo che la legge di Mosè era fatta di precetti, di comandamenti. Tu potevi piacere a Dio se facevi certe cose o se non facevi certe cose. Tu potevi piacere a Dio se ti comportavi in una determinata maniera o se non ti comportavi in una determinata maniera, e il tuo piacere a Dio era determinato da quello che facevi, da quello che non facevi, da come ti comportavi in bene o in male. E in un modo o in un altro abbiamo impregnato e abbiamo intriso il messaggio del Vangelo e della grazia di cose che riguardano ciò che dobbiamo fare e ciò che non dobbiamo fare. Io sono un po' preoccupato quando a volte vado in alcuni luoghi e vedo luoghi di culto e vedo i quadri che ancora ci parlano dei 10 comandamenti. Mi preoccupa un po' perché penso che ancora non siamo usciti dall'idea che la Chiesa non è mai stata sotto i 10 comandamenti. Qualcuno pensa: come non siamo mai stati sotto i 10 comandamenti? Sono scritti nella Bibbia, è vero che sono scritti nella Bibbia, ma noi non siamo mai stati ebrei. E i pagani, all'inizio della loro conversione, all'inizio quando è nata la Chiesa, nessuno è andato là per convincerle che dovevano convertirsi alla legge per poi passare all'Evangelo della grazia. E in un modo o in un altro noi ci siamo convinti che per passare dal messaggio al messaggio della grazia di Dio, l'Evangelo di Gesù Cristo, in un modo o in un altro dobbiamo passare attraverso la legge. E questo fu uno dei problemi più grandi che ebbero gli apostoli all'inizio della nascita della Chiesa, quando i gentili si convertirono in massa ed erano molto più degli ebrei, e si doveva decidere se la salvezza doveva passare soltanto attraverso la fede o se in un modo o in un altro i gentili si dovevano circoncidere oppure no, se dovevano osservare il sabato oppure no, se dovevano osservare delle feste oppure no, se dovevano rinunciare dei cibi particolari che erano vietati nella legge oppure no. In un modo o in un altro ci siamo convinti che dobbiamo passare dalla legge per arrivare poi alla grazia. Non voglio entrare in questo argomento perché sarebbe abbastanza lungo, ma quando Gesù ha cominciato ad insegnare, la cosa che lui predicava era il regno di Dio. Il regno di Dio, ravvedetevi, convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Era un messaggio per gli ebrei, era un messaggio per i gentili, era un messaggio per i pagani, era un messaggio per coloro che stavano adempiendo la legge giornalmente come i farisei. Ma stranamente vediamo nel messaggio, nei Vangeli, che Gesù, quando si arrabbiava, non si arrabbiava con i pubblicani e con i peccatori. Con chi si arrabbiava Gesù? Con i? Perché? Perché si arrabbiava con i farisei? C'è un motivo. Perché i farisei avevano un problema. Pensavano di piacere a Dio per quello che facevano. Pensavano di piacere a Dio perché osservavano delle regole, perché si vestivano in una determinata maniera, perché pregavano in una determinata maniera, perché si atteggiavano in una determinata maniera. Ma quando Gesù è venuto e ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a compierla. È molto interessante nel testo greco quello che c'è scritto. Gesù non è venuto soltanto a compiere la legge, Gesù è venuto ad interpretare la legge. Rifletti un attimo a questo. Gesù non è semplicemente il compimento della legge, Gesù è la vera interpretazione della legge. Per chi è stata data la legge?
Lo andiamo a leggere un attimo. In Prima Timoteo Paolo scrive una cosa che è scioccante per gli ebrei stessi. Il versetto 8, Prima Timoteo 1, versetto 8. È scritto: ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Sapendo questo, noi dobbiamo sapere questo, perché è molto importante, che la legge non è stata istituita per il giusto. Dì alla persona accanto a te: la legge non è per il giusto. C'è qualcuno giusto qui? Ragazzi, siamo nei guai, eh? Siamo veramente nei guai. C'è qualcuno giusto qui? Dai, lo sappiamo che non siamo giusti per le nostre opere, sì o no? Ma siamo stati giustificati, eh? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Siamo stati resi giusti non dalle nostre opere, ma dal sangue di Gesù. Dì alla persona accanto a te: tu sei giusto in Cristo Gesù. E addirittura Paolo sta parlando del giusto nell'Antico Testamento. Chi era giusto nell'Antico Testamento? Chi che ha introdotto l'argomento della giustificazione per fede nell'Antico Testamento? Chi se lo ricorda? Un certo Abramo, che ha avuto qualche problema nella sua vita. Ma al capitolo 15 della Genesi si introduce l'argomento meraviglioso della giustificazione per fede, che non è nata con Gesù. La giustificazione per fede nasce dalla fede. La Bibbia dice in Abacuc: il giusto vivrà per la sua fede. Gesù è l'adempimento e la perfetta interpretazione di questo. E Paolo dice: sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi, per i ribelli, per i malvagi, i peccatori, gli scellerati, i profani, coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Ora, abbiamo ascoltato testimonianze straordinarie stamattina, è vero o no? Satanismo, droga, prostituzione, violenza. Possiamo dire che c'è speranza per tutti, sì o no? Solo per una categoria di persone non c'è speranza: per coloro che non la vogliono. Solo una categoria di persone andrà all'inferno: coloro che hanno rigettato l'amore di Dio. Perché Dio non manda qualcuno all'inferno perché ha smesso di amarlo, ma perché quel qualcuno ha smesso di credere nell'amore. Ecco perché noi come Chiesa dovremmo essere la più grande manifestazione dell'amore di Dio sulla terra. L'altro giorno ho postato su Facebook, sul mio profilo, perché era un'amica mia, una sorella, l'aveva messo. Allora, per dare un pochettino più enfasi, l'ho postato sul mio profilo, ho messo una frase che Giovannotti ha detto qualche giorno fa, credo qualche mese o qualche anno fa, non lo so. Ha detto: io credo in Dio. Dai testi delle mie canzoni qualcosa dovrebbe vedersi, ma sono un credente alla ricerca, ma ho un problema, lui ha detto in poche parole. La Chiesa oggi non riesce ad essere quell'esempio che dovrebbe essere, a usare quel linguaggio per i giovani, per poterli fare avvicinare a Dio. Non avete idea delle critiche che arrivano dal mondo evangelico. Io ringrazio Dio con tutto il cuore che Dio non è evangelico. Ma non se ne può più. Non se ne può più.
Mi trovavo l'altro giorno, so che posso dirlo, alla TBNE con il meraviglioso Chuck. Ed eravamo là, stavamo preparandoci per la diretta e lui mi diceva: Corrado, devo dirti quello che sta succedendo. Grazie a Dio la nostra televisione, questa televisione sta arrivando a migliaia, migliaia e migliaia di persone. Arriviamo fino in Turchia e arrivano migliaia e migliaia di email e di messaggi. Ogni mese, ogni anno, gratitudine immensa per quello che è il lavoro che stiamo facendo. Ma c'è un problema. Quando noi facciamo arrivare qualcuno del mondo cattolico qui a predicare, predicano di Gesù, non predicano sulla Madonna, sui santi o sulle cose, predicano Gesù. E sono usati potentemente da Dio, le persone ricevono, io ricevo una valanga di messaggi di disturbo da parte della Chiesa evangelica. Come ti permetti ad invitare qualcuno della Chiesa cattolica? Quando invito qualcuno della Chiesa evangelica a predicare, noi veniamo sommersi da ringraziamenti e gratitudine dalle persone che frequentano la Chiesa cattolica. Lui mi ha detto: ora dimmi, a chi dovremmo predicare noi oggi? Ci siamo dimenticati che Gesù non è né cattolico né evangelico e che l'idolatria della Chiesa cattolica, abbiamo l'idolatria nella Chiesa evangelica e che abbiamo i nostri mostri da un lato e da un altro, che non sono lati ma sono tutta la stessa cosa e che alla fine soltanto una cosa è diversa ed è il regno di Dio. E che Dio non guarda le denominazioni, che Dio guarda i cuori e che a Dio non interessa il nome della nostra comunità o la nostra denominazione, perché Gesù Cristo non ha versato il suo sangue e morte ed è risorto per creare una denominazione o un nome o un'etichetta da mettere nella nostra vita, ma semplicemente per mettere il suo marchio indelebile nel nostro cuore. E che il cielo si riempirà solo dei nati di nuovo. Un pastore l'altro giorno mi ha detto: se tu critichi così tanto le denominazioni, allora fanne una tua. Fanne una tua e metti dentro questa denominazione tutte le comunità che segui, tutti i fratelli che ti vanno di dietro. Ho detto: nel momento in cui farò questo, saprò di essere morto come te. Cercate il regno, dice Gesù, cercate prima di tutto il regno, cercate il regno. Una delle nostre problematiche è che siamo così interessati, Gesù parla del mangiare, del vestire, del bere, ma è chiaro che qua sta parlando delle ansietà di tutti i giorni. Cosa pensa Tizio? Cosa pensa Caio? Cosa diranno? Cosa penseranno ora? Cosa si metteranno a dire? La nostra vita è determinata da ansietà e dalla paura dell'uomo. Che Dio ci dia la grazia di essere liberati dalla paura dell'uomo, dalla paura del giudizio delle persone. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Siamo così impegnati a mandare avanti la nostra immagine, a mandare avanti il nostro nome, siamo così impegnati a essere attenti a mandare avanti la nostra reputazione, ad essere attenti a quello che gli altri possono dire o pensare, che ci siamo dimenticati della reputazione del regno, della reputazione del messaggio del Vangelo, che è così semplice. Quanti sono d'accordo con me quando dico che noi siamo straordinariamente specializzati? Noi abbiamo un'unzione speciale per complicare il messaggio del Vangelo. Siamo unti per questo. Non so da chi siamo unti, ma siamo proprio straordinari.
nel complicare il messaggio del Vangelo, che è semplice. Che è semplice. Sapete in quale comandamento tutta la legge e i profeti si sono racchiusi? In quello che è scritto in 1 Giovanni 3, il versetto 23, dove dice: e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha comandato. Cos'è il regno di Dio se non fede e amore? Cos'è il regno di Dio se non il fatto che io credo in Dio e amo chi Dio ha creato? Ma veramente tu puoi guardare una come shock, non l'ho mai capito come si dice, shock. Ma tu pensi, e pensiamo veramente, che uno, tu guardi uno come shock e gli dici: se non ti metti la giacca e la cravatta. Fratelli, posso dirvi che la religiosità rende stupidi? Ci fu una volta un fratello che fu invitato in una comunità, era un fratello di Cristo alla risposta. Quanti conoscono Cristo alla risposta? Dio li benedica per il lavoro straordinario che fanno. Fu invitato in una comunità e gli è stato detto a un fratello che doveva predicare o doveva testimoniare, non lo so, che se non aveva la giacca non poteva salire sul pulpito. Sapete cosa è successo? Lui non ha trovato una giacca, non ce l'aveva, l'ha chiesta in prestito a un altro fratello che era il doppio più alto e il doppio più grosso, e quando si è messa la giacca era come un impermeabile, era come un trench, gli arrivava qui quasi alle ginocchia e le maniche lunghe oltre 15 centimetri e sembrava un pagliaccio. Andava bene per salire sul pulpito. Cercate prima il regno di Dio. Fede e amore. Fede e amore. La nostra preoccupazione a volte è cercare di mettere Dio dentro una scatola, di mettere Dio dentro delle regole, di mettere Dio dentro un modo di fare. Quanti sanno che Dio rompe le scatole tutte? In Ebrei, al capitolo 12, è scritto al versetto 27: or questo, leggiamo dal verso 25: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Ora io so che il versetto 27, abbiamo bisogno dell'interpretazione per leggere questo versetto, perché molti lo leggono però non lo capiscono, perché è un versetto un po' ermetico, un po' chiuso. Ora ve lo voglio rileggere un po' più aperto, così lo comprendiamo. Il versetto 27 dice così: or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse come di cose che sono state fatte da mano d'uomo, affinché rimangano le cose che non possono essere scosse. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Amen. Dio sta scuotendo la nostra nazione. Ieri è stata una delle giornate più buie e più pesanti per la nazione italiana. Siamo a rischio di recessione, siamo in una situazione economica disastrosa, non so quanti se ne sono accorti. Ieri è stato firmato il patto di stabilità che darà dei parametri economici e finanziari alla nostra nazione per rimanere in Europa. Ieri doveva cadere il governo, non è caduto.
Oggi sicuramente ci saranno delle novità, o domani, non so se di domenica lavorano. Dice quando lavorano, boh, non si sa, però lavorano. Succederà. E il problema nostro, sapete qual è? Che anche come chiesa a volte ci schieriamo dal punto di vista politico. Pensiamo che se cade uno e sale un altro la situazione migliora. E vi dico che se cade il governo la situazione se ne va a precipizio. Però non è questo semplicemente il problema. Il problema è che se la Chiesa non prega veramente ora, noi rischiamo di entrare in un tempo di tenebre, come mai prima. Ma una cosa è certa, Dio ha fatto una promessa per l'Italia e queste promesse si stanno adempiendo. Noi lo stiamo vedendo giornalmente davanti ai nostri occhi. Quello che oggi succede, 5 anni fa non succedeva. Quello che oggi sta succedendo, 10 anni fa ce lo sognavamo. Quello che sta succedendo oggi, 20 anni fa era nei nostri sogni. E vogliamo ringraziare Dio perché realmente sta succedendo qualcosa di meraviglioso nella nostra terra. Ma ora abbiamo bisogno di comprendere che non possiamo portare avanti il nostro modo di pensare. Ora più che mai come Chiesa dobbiamo essere uniti insieme, stretti da un unico modo di pensare, che è il regno di Dio. Perché Dio sta scuotendo la Chiesa, Dio sta scuotendo l'Italia, Dio sta scuotendo le nostre vite, e tutto quello che rimarrà sarà solo quello che Lui ha fatto. E dice qua al versetto 27 che Dio sta scuotendo affinché tutto ciò che è fatto da mano d'uomo sia rimosso e rimanga tutto ciò che non può essere scosso. Dio sta scuotendo il nostro modo di interpretare la Chiesa. Dio sta scuotendo il nostro modo di fare Chiesa. Dio sta scuotendo il nostro modo di insegnare la Chiesa. Noi siamo convinti che il regno di Dio sia sempre dentro le nostre quattro mura. Siamo sempre convinti che Dio debba manifestare la sua gloria e la sua potenza nei nostri culti. Se la Chiesa la domenica è piena, allora pensiamo stiamo bene. Se la chiesa è vuota vuol dire pensiamo stiamo male, ma a volte è esattamente il contrario. Che se alcune comunità sono meno piene la domenica vuol dire che le persone sono state liberate. So che non fa piacere, a volte è scomodo un parlare del genere, me ne rendo conto. L'altro giorno ho detto a un pastore una cosa che lo ha fatto un po' riflettere, dicendogli che il popolo di Dio è molto più numeroso fuori dalle nostre comunità che dentro. Perché quando noi pensiamo che tutto il popolo di Dio si trova nelle nostre comunità e che quelli che sono fuori sono sviati, ribelli, non vogliono sapere niente del Signore e non vogliono sapere niente di sottomissione e che sono lontani da Dio, noi abbiamo un problema e si vede. Se noi pensiamo che il popolo di Dio si trova tutto dentro le nostre comunità, noi non abbiamo capito quello che sta succedendo. Il popolo di Dio è 10 volte, 20 volte, 30 volte, 100 volte più numeroso fuori dalle nostre comunità. E se noi pensiamo di poter portare il popolo di Dio dentro le nostre comunità, noi stiamo facendo un gravissimo errore. Non stiamo comprendendo che il regno di Dio include anche le comunità. E che il regno di Dio non è quello che succede qua dentro, è quello che succede là fuori. Il regno di Dio è molto più grande di te e di me. Il regno di Dio è più grande delle nostre comunità. Il regno di Dio, grazie a Dio, è più grande delle nostre denominazioni, delle nostre associazioni, delle nostre federazioni, del nostro modo di insegnare, di vedere, di parlare, di capire, di intuire, di immaginare, di interpretare il movimento di Dio.
Il regno di Dio appartiene a Dio e a nessun altro, e noi ci siamo dentro. Ma Gesù sta dicendo, è scritto nella sua parola, voi state ricevendo un regno. E il nostro problema è che a volte cerchiamo di far diventare le nostre comunità il regno di Dio. E ogni regno ha un re. So che arriva, so che sta arrivando. Noi riduciamo il regno di Dio alle nostre comunità, e nella comunità, che è la manifestazione del regno di Dio, ci sono dei delegati. Ma il regno di Dio non è qua dentro, il regno di Dio è qua dentro. Il regno di Dio non è qua. Quanti sanno che questa non è la chiesa? Che questa non è la casa del Signore? Noi siamo la casa del Signore. Noi siamo la chiesa. E noi siamo chiesa in comunità e in via Banfi. Come si chiama qua? Via Banfi. Noi siamo chiesa nello stesso identico istante in cui noi usciamo da questo locale di culto. Noi continuiamo ad essere chiesa e continuiamo a portare dentro di noi il regno di Dio. Dio, e io so che sto parlando a qualcuno in maniera profetica, ascoltatemi per favore. Dio ti darà delle conversioni sul tuo posto di lavoro, e le persone si rifiuteranno di venire in comunità. Ringrazia Dio che si rifiuteranno di venire in comunità, perché nel momento in cui si verranno in comunità probabilmente si svieranno, perché le comunità non sono per tutti. Mi seguite, fratelli? Le comunità non sono per tutti i credenti. Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia che Dio ci chiama ad andare in comunità. So che questo è forte, eh? E so che già qualcuno ha attivato la chiave biblica, no? Qualcuno è lì con l'iPhone a cercare comunità, comunità, comunità. Cercate nel Nuovo Testamento, non troverete un solo versetto. L'altro giorno un fratello mi disse: uno c'è. E dissi: quale? Gli chiesi. La Bibbia dice di non lasciare la comune adunanza. È il versetto unico che viene tirato fuori dai disperati in questo momento. Ma la Bibbia parla di comune adunanza, non parla di comunità. La comune adunanza è quando si sta insieme. Tu sei chiesa al teatro, tu sei chiesa al ristorante, tu sei chiesa in spiaggia, tu sei chiesa al cinema, tu sei chiesa al pub, tu sei chiesa in comunità, tu sei chiesa ovunque. Stavo dicendo che Dio ti darà delle conversioni nel tuo posto di lavoro. Rendi il tuo posto di lavoro la tua comunità. Fai del bar dove tu lavori, del ristorante dove tu lavori, del cinema dove tu lavori, della discoteca dove tu lavori, fallo diventare la tua comunità. Sono persone che verranno nelle nostre comunità, gli piacerà, però poi se ne andranno perché non si sentono adatte, non si sentono nel loro ambiente, nel loro habitat naturale, perché il problema non è loro, il problema è nostro. Che cerchiamo di rinchiudere tutte le attività del regno di Dio dentro quattro mura. E a volte i responsabili dei giovani si scervellano per cercare di trovare delle attività per fare stare i giovani tutti dentro. Inventiamoci qualcosa di assurdo per farli rimanere affinché non vadano fuori. Ma Gesù ha detto: andate fuori a predicare l'Evangelo. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Il problema è quando cerchiamo di avere una mentalità conservatrice, mentre Gesù ha detto: io prego, Padre, che tu li conservi
Dice qua in Giovanni al capitolo 17, Gesù fa questa preghiera: io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Abbiamo fatto diventare a volte le nostre comunità dei luoghi estranei a questo mondo. Ci siamo chiusi dentro, lasciando il mondo fuori, e abbiamo detto: Gesù, ritorna il prima possibile, perché non ce la facciamo più a resistere. Mentre Gesù ha detto: andate, andate, andate. Ma se vado là, io mi contamino. Se andiamo lì, ci contaminiamo. E io ti chiedo: cos'è che può contaminare la presenza di Dio che c'è dentro di te? La Bibbia non dice forse che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo? Mi ricordo che mi trovavo a Palermo, abitavo lì, e passavo ogni giorno per andare al lavoro dal Parco della Favorita, che è un grande parco dove ci sono tante prostitute nigeriane, colombiane e alcune dell'Europa dell'Est. E ogni volta che passavo di là: Signore, benedicile, Signore, Signore, salvele, Signore, raggiungere, non so come fai, ma fallo tu. Un giorno il Signore mi disse: fermati e parla con qualcuno di loro. E io ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. La voce era insistente, mi sono reso conto che non era Satana, ma che era il mio Gesù che mi diceva: non t'ho io forse detto di andare a predicare il Vangelo? Tu puoi pregare quanto vuoi per la loro salvezza, ma se non c'è qualcuno che gli va a predicare l'Evangelo a loro, perché la salvezza, la fede viene dall'udire la parola, non potete credere al combattimento interiore. Ho detto: domani lo farò, e domani lo farò, e domani lo farò. E nel frattempo pregavo, chiedevo: Signore, benedicile. E il Signore un giorno mi ha detto: fermati, sto aspettando te. Mi ricordo che uscii dal lavoro, presi questo viale, era un po' tardi, ho detto: finalmente non c'è nessuno, già se ne sono andato. E in lontananza vedevo delle ragazze di colore, ho detto: Signore, ma veramente tu vuoi? Sì, mi ha detto: vai ora. Sono fermato con la macchina, ho detto: speriamo che nessuno mi veda in questo. Io guidavo la lode nella comunità lì a Palermo, ero insegnante degli studi biblici, ero vice direttore del team evangelistico, avevo una delle riunioni in casa più grandi della comunità, e vi garantisco che se qualcuno mi vedeva ero nei guai. Mi infilo con la macchina, entro in questo vicolo, prendo i Vangeli e glieli lancio direttamente. C'erano due ragazze nigeriane, gliele lancio, e una di loro fa: aspetta, aspetta, aspetta. Quale aspetta, aspetta, aspetta? Aspetta chi? Avevo messo la retromarcia e la ragazza mi fa: aspetta. Avevo questi Vangeli, sapete, i Vangeli di Giovanni. La prende in mano e mi fa: grazie, non sai da quant'è che aspettavo un Vangelo. Ho detto: scusa? E si avvicina l'altra, erano in due, e già avevo i vapori a mille, ero rosso, giallo, ero di tutti i colori, ve lo garantisco. E una di loro mi dice: io sono nigeriana, io e la mia amica Joy siamo nigeriane. Parlava in un italiano molto inglese, molto così, molto masticato. Lei mi dice: io sono una sorella. Non so di chi sarai sorella, non sicuramente mia. Ho detto: sono stata portata qui con la forza
e se non mi prostituisco uccidono la mia famiglia in Nigeria. Ma fino a 2 anni fa io frequentavo la comunità, io sono battezzata in acqua e battezzata di Spirito Santo. Ho detto no, non è possibile. L'altra ragazza arriva e si mette a piangere, dice per favore prega per noi, prega, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti. Mentre stavo parlando con loro passa un fratello con la motocicletta, passa e mi guarda e io lo chiamo e gli ho detto vieni, vieni qua, lui fa ho detto che giornata oggi, mamma mia. Ero con queste due ragazze, da lì compresi tante cose, compresi che molte ragazze che vengono dalla Nigeria che oggi si prostituiscono sono sorelle e che sono state portate in Italia con inganno e sono minacciate con una minaccia che poi non è neanche vera, ma le tengono sotto il terrore, sotto la schiavitù della paura. Perché vi dico questo? Una di queste due, grazie a Dio, poi uscì dalla prostituzione, una di queste due ragazze, poi venne Cristo alla risposta dopo tre mesi proprio in quel parco, e questa ragazza fece una delle esperienze più incredibili che io abbia mai ascoltato. Gesù si presentò in visione lì mentre lei si stava prostituendo e le disse tu sei mia e appartieni a me. Lei lasciò la prostituzione, oggi grazie a Dio ha cambiato vita, ma c'è un lavoro immane e immenso, e se noi pensiamo di poter chiudere tutto dentro le nostre comunità non abbiamo idea di quello che sia realmente il regno di Dio. Cercate il regno, cercate il regno, il modo come il regno si muove. In Luca 15, andiamo verso la conclusione, Gesù era giudicato dai farisei e dai religiosi di quel tempo perché era amico dei pubblicani e dei peccatori. Dice qui in Luca 15 al versetto 1: ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Sarebbe troppo lungo, ma mi piacerebbe poter condividere proprio i principi evangelistici che Gesù usò nel suo ministero e che diede ai suoi discepoli. Quando lui mandò i 70, lui disse esattamente questo. In qualunque casa entrate, benedite. Poi dice, mangiate con loro. Poi dice, pregate per i malati che sono in essa. E poi annunciate l'Evangelo del Regno. Sono 4 passaggi semplici, diretti. Entrate in quella casa e beneditela. Questo ci parla dell'intercessione, di quanto tempo noi spendiamo nell'intercessione per la salvezza o per raggiungere le persone. Poi dice state con loro, mangiate con loro, associatevi con le persone, state, mangiate, spendete del tempo, poi pregate per le loro malattie e poi predicate il Vangelo. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo invertito totalmente l'ordine di Dio. Abbiamo predicato il Vangelo e se qualcuno non vuole ascoltarlo neanche preghiamo per loro. Qual era il sistema che Gesù usava? Se di sistema si può parlare, se di tattica, di strategia, chiamatelo come volete. La Bibbia dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dio non ha aspettato che noi fossimo santi e perfetti per venire a noi, ma proprio perché non eravamo santi e non eravamo perfetti, Dio è venuto a noi. Qual è il modo migliore che Gesù utilizzava per raggiungere le persone? Mangiare con loro, stare con loro. Guardate in Matteo al capitolo 11 è scritto, è Gesù che parla di se stesso. Matteo 11 al versetto 18:
Dice: difatti è venuto Giovanni che non mangia né beve, ed essi dicono: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, ed essi dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Non c'era complimento più bello di questo insulto. Chiamavano Gesù amico dei pubblicani e dei peccatori. Per i farisei era un insulto, era una condanna; per Gesù era un complimento. Ci sono persone che tu evangelizzi. Io non so perché sto andando in questa direzione, ma sento la guida di Dio in questo momento. Voglio rimanere qui e concludere su questo. Il regno di Dio non è dentro le nostre comunità. Il regno di Dio è più grande. Ci saranno persone che si convertiranno, che non vorranno venire dentro le nostre comunità. Fanno bene alcuni, perché se vengono se ne andranno e non vorranno più tornare, perché associeranno la comunità all'Iddio che noi gli stiamo predicando, mentre il Vangelo è più in là, è più in alto, va oltre. Dillo insieme a me: oltre. È oltre, è oltre i nostri schemi, è oltre il nostro modo di pensare. Tu puoi essere pastore nel tuo posto di lavoro senza avere mai il pastore che viene a pregare per qualcuno, che viene mai ad insegnare a qualcuno, che viene mai a fare e amministrare per qualcuno. Tu puoi essere il pastore del tuo collega nel tuo posto di lavoro. Tu puoi essere il migliore evangelista che Dio abbia lì, il migliore apostolo che Dio abbia lì, ma chi raggiungerà mai i tuoi colleghi? O come pensi che vengano mai in comunità? E tu pensi che se vengono in comunità quello è il successo? Vedete a cosa abbiamo ridotto il messaggio del regno di Dio? A cosa abbiamo ridotto il regno? Pensare che se la nostra comunità va bene, allora il regno di Dio sta avanzando. A volte il regno di Dio avanza quando qualche comunità si chiude. Mi seguite, fratelli? Mi seguite, fratelli? So che è difficile riceverlo, però è così importante dirlo, che a volte ci troviamo nel posto giusto al momento sbagliato, a volte stiamo facendo la cosa giusta ma nel modo sbagliato, a volte stiamo facendo quanti. Io conosco tanti pastori oggi che aprono, che hanno comunità e che non hanno mai avuto un ministero pastorale. Dio li ha chiamati a essere evangelisti straordinari o profeti, e hanno pensato che quello è l'unico modo dove si può operare nel regno di Dio, mentre Dio ha un'unzione ancora più grande, un ministero ancora più esplosivo, un modo di operare molto più efficace. Le nostre comunità non sono la manifestazione o l'unica manifestazione del regno di Dio. Sto cercando di capire dove lo Spirito Santo sta andando in questo momento. Ma l'unzione dello Spirito Santo è oltre, va oltre. La mentalità di Dio è oltre. Il regno di Dio è più grande. Se tu pensi che una persona non è salvata perché non frequenta una comunità, stiamo sbagliando. Perché non è scritto da nessuna parte. Abbiamo noi creato dei parametri del regno, ma che non sono quelli in accordo alla scrittura. Dio farà cose straordinarie, ascoltatemi, nelle nostre scuole, con i nostri figli, nelle classi elementari. I bambini sono i migliori evangelisti a volte per raggiungere i professori e le insegnanti, e ci saranno riunioni di preghiera che nasceranno durante la ricreazione, ci saranno riunioni di preghiera durante la pausa nei nostri licei, nelle nostre università, riunioni di preghiera. Chi sarà il pastore di questo? Gesù Cristo è il pastore della sua chiesa.
Noi siamo le sue pecore. Noi siamo i soldati di un esercito. Noi siamo pietre viventi di un edificio spirituale. Vuoi abolire così le comunità? No! Assolutamente no! Ma mi rendo conto che alcuni hanno bisogno di alcuni contesti per poter nascere di nuovo e poter crescere nel Signore, nella grazia di Dio. La mentalità che a volte insegniamo, che se tu sei nato qui, tu devi morire qui, è una mentalità satanica, diabolica, che non ha a che fare con il regno di Dio. Tu sei nato qua, quindi devi morire qua. Muori tu qua, io voglio vivere là. Io voglio vivere per il Vangelo. Sicuramente non saremo tutti d'accordo con tutti, ma non è una novità. Perché il regno di Dio non è pensarla tutti nello stesso modo, è credere tutti all'unico Signore. Questo è il regno di Dio. Siamo uniti da una sola fede, non da uno stesso modo di credere, come interpretare ciò che dice il Signore. Amen. Il regno di Dio è oltre, è oltre. Ci deve essere l'ordine? Certo che è l'ordine, ma non è un ordine umano. Ci devono essere delle regole? Certo, è importante. Ci deve essere la sottomissione? Altro che, assolutamente sì, perché ci porta benedizione, porta protezione. Ma sapete, noi abbiamo un problema in Sicilia. So che non è un problema del nord. Ci sono ragazzi che ancora a 40 anni, a 45 anni se ne stanno in casa e dipendono dai genitori. E noi di tanto in tanto diciamo: ma quando è che te ne vai? Ma quando è che aria? Noi abbiamo una mentalità un pochettino particolare, c'è la mamma che tiene i figli, no? Sempre. E magari che c'hai 50 anni, la mamma dirà: figlio mio, è mio figlio, è mio figlio. E abbiamo una deformazione, sicuramente questa è una cosa bella che riguarda la nostra terra, cioè puoi avere 60 anni e essere padre già nonno. Tu sarai per la mamma o per papà un figlio, un piccirillo, no? È così, ma è bello, è straordinario. Ma questo ha portato dall'altro lato un problema, che i ragazzi si sposano e non è che ne esce uno da casa, ne entrano due la domenica, sempre a casa di papà e mamma. E che è bello, non fraintendetemi, è straordinario, la famiglia unita. Poi noi in Sicilia o al sud Italia siamo straordinari, siamo specializzati in questo, abbiamo una cultura patriarcale o matriarcale, tutti figli attorno alla tavola, guai se manca qualcuno. Però questo a volte crea dei problemi, dove la Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due diventeranno una sola carne, quindi creeranno un nuovo nucleo familiare. Ma il problema è quando non riusciamo a distaccarci. Allora è bello nascere in una famiglia straordinaria, avere genitori, avere la grazia, la fortuna, non so come dire, di avere dei genitori, di avere una famiglia meravigliosa, ma arriva il momento in cui il figlio deve andare via da casa. Ha il suo lavoro, ha la sua indipendenza. Arriva il momento in cui c'è questo distacco. È vero o no? È vero o no? È così. In un modo o in un altro può fare male, ma è così. Tutti i genitori desiderano il meglio per i figli, ma i legami e certi cordoni ombelicali devono essere tagliati. Allora non è vero che se non sei in casa mia tu non sei più parte della famiglia. È vero o no?
siamo famiglia anche se siamo in case diverse, è vero o no? Anzi, più case ci sono con lo stesso nome, e meglio è. Il regno di Dio va oltre casa mia. Il regno di Dio è anche a casa mia. Il regno di Dio è a casa mia, ma non è solo a casa mia. E io devo imparare a riconoscerlo a casa tua, devo imparare a riconoscerlo nella tua vita, e devo imparare a riconoscere che Dio è Dio e io no. Di alla persona accanto a te: Dio c'è, ma non sei tu. Rilassati. Dio c'è, ma non siamo noi. Il regno di Dio c'è, ma non è solo la nostra comunità, non è solo il nostro ministerio, non è solo il nostro modo di fare, di operare. Di alla persona accanto a te: cerca prima il regno, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose verranno naturali, verranno automaticamente. Perché se cerchi la cosa più importante, poi tutto ciò che è meno importante verrà da sé. Amen. Ma voglio concludere in questo modo stamattina. Gesù ha detto ai suoi discepoli: andate, entrate nelle case di chi vi accoglie e benedite. Quando entrate in questa casa, mangiate. Poi dice: guarite gli infermi che sono in essa. E poi dite: il regno di Dio, il regno dei cieli si è avvicinato a voi. È forte stamattina, non so perché, ma sto andando in questa direzione. Non pensare che se una ragazza ti dice o un ragazzo ti dice no, abbiamo ascoltato la testimonianza bellissima di Shock, stupenda, se non posso dirti che Gesù ti ama, te lo scriverò. L'insistenza penetra qualunque resistenza. L'insistenza nello spirito penetra qualunque tipo di resistenza. Quanti hanno amici, parenti, colleghi che ancora non si sono convertiti? Tutti noi. Non pensare di portarlo in comunità. La salvezza tu l'avrai nella tua macchina. Il battesimo nello Spirito Santo lo avrai pregando dopo esserti preso un caffè al bar. Una parola profetica la riceverai mentre stai giocando a pallone con lui. Sapete quanti ragazzi siamo riusciti a toccare con il messaggio del Vangelo giocando a pallone con loro? Ragazzi che non sono mai venuti in comunità, ma dove Dio è intervenuto in maniera straordinaria nelle loro vite e ha condizionato le loro scelte, tenendoli per mano, pregando prima di iniziare una partita. Anche il più scettico ha voglia di giocare, quindi dai, vai, vabbè, facciamo la preghiera, veloce, dai. E quando noi preghiamo che nessuno si faccia male, ma quando succede un incidente in campo, in un modo o in un altro, non fraintendetemi, è Dio che l'ha voluto. Qualcuno si fa male e noi andiamo subito a correre a pregare per la persona. Abbiamo visto dei miracoli straordinari nelle ossa, nei tendini, nei muscoli di quello che Dio ha fatto mentre giocavamo a pallone. E i ragazzi che erano lì a guardare, che invece di spruzzare il ghiaccio, eravamo lì a pregare, le persone si alzavano totalmente guarite e sanate. Dovevi vedere lo sguardo di queste persone. Fratelli, dobbiamo riportare i miracoli nelle strade, dobbiamo riportare il soprannaturale nelle piazze. Mi trovavo a Napoli qualche settimana fa a predicare il Vangelo in una delle piazze principali, e c'è stata una folla incredibile che ha cominciato ad ascoltare il messaggio del Vangelo. Appena abbiamo fatto l'appello di salvezza, decine e decine di persone che erano lì per la prima volta hanno accettato Gesù nel loro cuore. E quando abbiamo pregato, le abbiamo invitate a venire avanti, uno di questi è venuto ed è crollato a terra e ha cominciato a manifestarsi. Una sorella è venuta da me e mi fa: abbiamo la chiesa qua vicino.
vicino. È meglio che lo portiamo là dentro. Gli ho detto non ti azzardare a toccarlo. Le persone devono vedere che Gesù Cristo è il Signore e che il diavolo è sconfitto. Quando si cacciano i demoni, portiamo i bambini di là. No, lascia vedere ai bambini che c'è autorità nel nome di Gesù. E se ci sono dei demoni che gridano, falli gridare nel nome di Gesù. E che i nostri bambini sappiano che a questa età possono pregare per gli infermi e cacciare i demoni. Stiamo cacciando i demoni. C'è una sorella incinta. Che mese sei, sorella? Sesto, settimo? Ah? Ottavo. No, mia moglie ha la stessa pancia al quinto. C'è una pancia incredibile. Ho detto, sei al nono, stai per partorire? No, sono al quinto ancora. Mandiamo via le persone incinte, perché se il demone esce da là potrebbe entrare là. Ma dove abbiamo imparato la nostra dottrina? Fratello, da quando ho cacciato quel demone non ho più pace a casa mia. Vuol dire che hai un problema. Vuol dire che hai delle porte aperte, che ne so. Ma i demoni non passano dai non credenti ai credenti così. Ops, mi sono beccato un demone. Ero lì di passaggio. Dobbiamo riportare i miracoli nella strada. Dobbiamo riportare i miracoli nei locali non di culto. Gloria a Dio per quello che succede qui stamattina. Ma riportare i miracoli nei locali notturni. Amen che è. Amen, come amen, aspetta. Può un credente andare in un locale non molto buono? I ragazzi della nostra comunità, gli adolescenti, sono stati l'altro giorno a evangelizzare in una delle peggiori discoteche della nostra città. Voglio dirvi che quello che Dio fa quando tu sei in quei luoghi è qualcosa che ci sogniamo di vederlo nelle nostre comunità. Organizziamo gruppi di evangelizzazione, prostitute, drogati, nelle discoteche, nei pub, nei ristoranti, nei cinema, nei teatri, nei campi di calcio. Organizziamo evangelizzazione in questi luoghi ed è là che vedremo la gloria di Dio. La gloria di Dio non si può ottenere dentro quattro mura, è impossibile, non è la volontà di Dio. Cercate il regno, cerca la manifestazione del regno di Dio ovunque tu sei. Mentre stai prendendo un caffè al bar, lo Spirito Santo ti dà una parola di conoscenza per il barista. Mentre sei al ristorante, Dio ti può dare una parola profetica per la cameriera che ti sta portando. Ma poi se lei comincia a parlare, io non riesco più a mangiare la pizza. Perché sapete qual è il problema a volte? È che noi sappiamo che Dio opera. Questa bella pizza che ho davanti poi si raffredda. Pazienza, avrai guadagnato un'anima che è molto più importante di una pizza. Amen. Dio vuole servirsi di te ovunque tu sei. E non pretendere che le persone vengano in comunità. Forse non ci verranno mai. Concludo con questa testimonianza che non è molto bella, ma che ci fa capire qualcosa. Giustamente i bambini reclamano. È giusto. Un amico mio, un carissimo amico mio, stava evangelizzando una donna che lavorava e lavora presso un'ambasciata molto importante. Questa è una bella donna. E quando vi dico bella donna, credetemi, bella donna. I ragazzi che lavorano con me a volte dicono: noi dobbiamo ammirare la bellezza della creazione. È stata evangelizzata per mesi, mesi e mesi, e lei non voleva mai andare in comunità.
accettava, ascoltava, si metteva lì a parlare, a discutere. Ma arrivò il giorno in cui lei, un po' stanca probabilmente dell'insistenza di questo mio amico, ha detto: va bene, vengo, come per dire, ti faccio questo favore. Lei lavora con dei diplomatici, dei politici, delle persone di un certo rango. Lei va vestita con un tailleur molto ben messa, una gonna un po' sopra il ginocchio, rossetto, orecchini, bracciali, anelli, collane d'oro. È il suo lavoro. Non può presentarsi in jeans, non può presentarsi con la faccia acqua e sapone. C'è una immagine in certi luoghi da mantenere, ed è giusto, c'è un protocollo. Se lavori lì devi vestirti e presentarti in una certa maniera, non scollata ma ben messa. Questa donna entra in comunità. Appena entra in comunità, gli va incontro una sorella con un fazzoletto, con due fazzoletti. Nel primo gli ha detto: per favore, ti puoi levare il rossetto? Nell'altro gli ha detto: per favore, levati tutti gli orecchini, le braccialetti, collana, tutto ciò che è vistoso, per favore, mettilo qua, te lo conserviamo. Poi quando esci, poi per favore, gli ha portato un velo, te lo puoi mettere attorno alla gonna, per favore, perché siamo nella casa del Signore. Questa sorella, questa donna non ha battuto ciglio, ha preso il fazzoletto, si è levata il rossetto, si è levata gli orecchini, la collana, tutto, si è messa questo velo attorno. Non vi dico che cosa sembrava, però è la casa del Signore, eh? Era lì per la prima volta, ha ascoltato tutto il messaggio. Nel momento in cui c'è stato l'appello, lei si è alzata, è uscita, ha detto a questo mio amico: il messaggio è stato bello, interessante, però devo dirti che io non metterò mai più piede qua dentro, perché se Dio non mi vuole così come sono, a me non interessa venire qua. E io vi chiedo: abbiamo perso un'anima? Probabilmente. Una cosa è certa: se Dio inizia un'opera la porta a compimento, non c'è dubbio. Ma il regno, la mentalità del regno. Gesù ha detto alla Chiesa: voi siete come il sale della terra, voi siete luce del mondo, sale della terra. Ma lui ha dato anche un'altra espressione, ha detto della Chiesa: la Chiesa è come il lievito. Sapete quando è utile il lievito? Quando apri la busta e lo versi. Se il lievito sta nella busta, non serve a niente. Sapete che molti dei nostri culti non servono a niente? Sapete che molte delle nostre riunioni non servono assolutamente a niente? Perché? Perché il lievito rimane nella busta. E a volte, come disse qualcuno a Gerusalemme qualche giorno fa, un amico nostro, disse: a volte per Dio il giorno più inutile della settimana è la domenica mattina, perché il lievito rimane nella busta. Il lunedì invece la busta si apre e viene versata e utilizzata. Ma noi pensiamo che dobbiamo rimanere sempre nella busta, mentre il lievito va versato per essere utile. Perché se il sale non dà sapore, a cosa serve? E dove diamo sapore noi? Ditemi, nella comunità o fuori dalla comunità? Ditemi, siete convinti di questo? Dov'è che noi dobbiamo fare luce? Nella comunità o fuori dalla comunità?
E allora che ci fate qua dentro voi stamattina? Io sono venuto a parlare del lievito. A parte lo scherzo, che scherzo non è. E se Dio ci dicesse la domenica non fate più i culti? La domenica non fate più, fate una riunione durante la settimana. La domenica andate nel parco. La domenica andate a mare. La domenica andate al lago. La domenica andate nei prati. La domenica andate nei giochi, nei campi dove ci sono, nei giochi dove ci sono le aree attrezzate per i bambini. Andate a portare la mia parola lì. Siate lievito, siate luce, siate sale. No, la domenica è il giorno del Signore. E lunedì no. E il martedì non è il giorno del Signore. Vedete come a volte siamo chiusi, perché il regno di Dio è oltre. E immagina a ogni cosa, a ogni regola che tu hai in questo momento per seguire Dio. Immagina, pensa a ogni regola. Come si deve fare il culto? C'è qualcuno che inizia il culto, legge la Bibbia, prega, poi c'è la lode, i canti veloci e poi i canti lenti. Poi ci sono le testimonianze, poi c'è l'offerta, poi c'è la parola, poi si ministra. Qualcuno che ha fretta se ne va prima perché deve mangiare. Si chiude il locale, quando ci vediamo? Regole, ordine. Vanno bene queste cose? Certo che vanno bene, ma quando queste cose determinano il nostro modo di interpretare il regno di Dio, noi stiamo sbagliando. Alziamoci in piedi, dai. Pensavo fossero ancora le 12:30. Vogliamo chiudere un attimo i nostri occhi. Se non li vuoi chiudere, non preoccuparti. Grazie Spirito Santo. Vorrei che ognuno di noi in questo momento potesse chiedere allo Spirito Santo: insegnami il regno, Signore. Insegnami il regno. Insegnami il regno. Che cosa significa? Che cosa significa il regno di Dio? Cercate prima il regno. Non andate dietro cose umane. Dio sa, Dio conosce ogni cosa. Cercate il regno. Ci sono alcuni qui che tempo fa pregavano più per i malati, pregavano di più per vedere Dio all'opera. E voglio dirti questa mattina: usa i doni che Dio ti ha dato, ma smettila di pretendere che Dio si serva di te in comunità. Ci sono decine, centinaia di migliaia di persone che tu puoi raggiungere nel tuo posto di lavoro, nel tuo vicinato, tra i tuoi amici, tra i tuoi parenti, ovunque Dio ti manda. Tu sei luce lì, tu sei sale, tu sei lievito. Ovunque tu vai, il regno di Dio arriva. Ovunque tu vai, la manifestazione del regno arriva. E lo Spirito Santo esalterà e glorificherà Cristo Gesù attraverso la tua vita. Voglio chiederti di alzare le tue mani e di dire al Signore questa mattina: serviti di me, Signore.
serviti di me in maniera potente come mai prima. Se qualcuno vuole farti credere che il tutto del regno di Dio si svolge dentro una comunità, perdonalo, perché non è così. Portiamo il Vangelo fuori dalle nostre comunità, portiamo l'unzione di Dio fuori dalle nostre comunità, portiamo la potenza di Dio, la rivelazione, i doni dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo fuori dalle nostre comunità. Lì dove tu sei, lì dove lavori, lì dove tu studi, lì dove stai operando, in qualunque posto tu sia, Dio è lì con te. Il regno di Dio è lì dentro di te e la potenza di Dio aspetta soltanto di essere rilasciata e liberata attraverso la tua fede. E se tu ci credi, ogni cosa è possibile. Voglio dichiarare che ci sarà un'esplosione di soprannaturale attraverso le vostre vite e sarà come una valanga di miracoli, una valanga di soprannaturale, una valanga di segni e prodigi che Dio farà attraverso di te. Stai attento a non inorgoglirti, stai attento a pensare, a credere che sei l'unico, perché sennò si rischia di ricadere sempre negli stessi problemi. Incoraggia tuo fratello, incoraggia tua sorella, amala, perdonali, vai, stai con i pubblicani, stai con i peccatori, stai con loro. Siamo troppo rinchiusi nelle nostre comunità. Spendi del tempo con coloro che hanno bisogno della salvezza. Hai solo una vita, hai solo un'opportunità. È buono stare insieme, è buono pregare, è buono ascoltare la parola di Dio, ma è importante andare, predicare il Vangelo e stare lì dove le persone staranno, senza pretendere che loro siano dove noi siamo. Dio ci manda a stare dove loro sono. Vai nel mondo, mangia con loro, divertiti con loro, parla con loro. Avranno un linguaggio un pochettino non consono, parolacce usciranno dalle loro bocche, doppi sensi nei loro discorsi, ma se tu rimani fermo nella tua integrità e non ti farai vedere scandalizzato, minimamente intaccato da questo loro modo di fare, perché non devi mai dimenticarti che tu eri come loro e che Dio ha avuto misericordia di te mentre eravamo senza forza. Cristo è morto per noi. Alleluia. Stai con loro, ma dicono parolacce. Pazienza, Dio li salverà. Qualcuno ha pubblicato dei commenti con delle parolacce nel mio profilo, i fratelli mi hanno detto cancellali perché è scandaloso ci siano parolacce nel tuo profilo. Io ho detto questo è il mondo, Dio non ci chiama a uscire fuori dal mondo, ma è la tua luce che farà la differenza, è il tuo sapore che farà la differenza, è l'azione del lievito che sei tu e che è Cristo in te che farà la differenza. Se non possono vederla in te, in chi la vedranno? Se non c'era una ragazzina che scocciava il nostro fratello Shock su quel tram, ma chi lo avrebbe fatto? Signore, è per questo che siamo qui oggi, per poter essere, Signore, scossi da te. Signore, rendici scomodi. Scomodaci, Signore, nella nostra religiosità, nel nostro sbagliato modo di interpretare la tua natura e il tuo carattere. Signore, portaci in crisi, questo sicuramente ci farà così bene. E per questo voglio benedirti che ogni mio fratello, ogni mia sorella qui, che ognuno di noi possiamo crescere, andare avanti e manifestare la tua gloria e la tua potenza, Signore, in questo mondo che muore, che ha bisogno di te. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.